mio canale Dolci Riflessi. Allora, oggi video extra, sì, un video un po' diverso, perché con i tutorial, quando li pubblico il lunedì e il venerdì, è difficile, insomma, parlare un po' con voi, ma faremo anche delle live di mercoledì, così possiamo, insomma, interagire meglio. Allora, mercoledì ho messo sulle storie di Instagram e sulle storie di Facebook, ma anche sulla community di YouTube, ho detto se avevate qualche domanda da pormi o qualche dubbio, insomma, ho ricevuto tantissime, sì, anche email mi avete inviato, sono contenta, così colgo l'occasione a rispondere anche un po' a tutti, anche se io sotto i commenti rispondo sempre, sempre, è difficile che mi salta qualche commento, ma poi me lo scrivete, io insomma, rimedio subito. Allora, vi voglio anche parlare di progetti diciamo dei prossimi progetti per quanto riguarda questa settimana, anche della prossima, e che cosa ho in mente? Avete visto? Ho pubblicato questo cardigan, Hop, mi piace tanto, e la chiusura, vi ho fatto anche il tutorial, utilissima, veramente utile, io l'ho fatta di diversi colori, è proprio utile, prendo, lo metto anche sul, lo potete mettere su una sciarpa, anche su una stola, è molto decorativo, ma chissà, forse anche su una borsa possiamo progettare qualcosa di simile. Allora, per quanto riguarda cosa mi avete chiesto? Mi avete chiesto tantissime cose, però la domanda è più frequente, proprio la domanda più frequente sicuramente anche chi è agli inizi o che vuole capire meglio è sempre sui campioni. Se potete cambiare filato, cioè se io propongo un filato, se ne potete cambiare un altro. Allora, per quanto riguarda la risposta è sì, lo potete cambiare, ma ci sono tanti fattori per quanto riguarda il metraggio del filato, ma anche la composizione di come è fatto, cui non verrà mai uguale. Ecco, questo è sicuro al 100%. Però facciamo un esempio. Vi faccio vedere. Li metto sempre lontani, non so perché. Allora, il bag, sempre di filati discount, è un acrilico e sono 50 grammi 90 metri. Questo è il Bixi, un nuovo filato di filati discount, sono 50 grammi 90 metri, sempre, ma la composizione è completamente diversa, per cui potete cambiare sicuramente, ma la composizione è diversa, viene sicuramente molto diverso, ma anche dipende anche dal punto, però si può tentare. Voi state attenti comunque quanto riguarda il metraggio, però è sicuro al 100%. Che non può avvenire uguale, questo è sicuro. In tante me l'avete chiesto, però insomma si può variare, ecco, con questi lo potete fare sicuramente. Anzi, possiamo fare una prova al limite, posso prendere un filato del bag e fare un giacchino simile, così possiamo, vi faccio vedere com'è la differenza, tanto le mie misure sono identiche, per cui verrà uguale, cercherò insomma di farlo sempre semplice e così vi faccio vedere la differenza, ok? Qui su questa cosa insomma l'abbiamo un pochino chiarita. È ovvio che se vado a prendere un altro filato, adesso per esempio, ecco, il gomitolone ha un altro metraggio. Diciamo, ecco, insomma, questo è più fino, molto più fino. Allora, cambia sicuramente, potete fare il conteggio, fare il campione e si può fare anche con un altro filato che sicuramente ha un metraggio più lungo, una composizione diversa. Voi fate il campione e si può rifare, però risulterà comunque diverso, però si può fare. Ecco, rispondo a questa domanda che mi è stata ripetuta più volte. Poi per quanto riguarda quando facciamo le recensioni, mi è stato detto, un'altra domanda, sì, del campione, ho preso gli appunti, del campione mi è stato chiesto quando noi presentiamo un filato, diciamo insomma del filato, come noi abbiamo le nostre prime impressioni, no? Prendo un filato, ho le mie impressioni, poi c'è la composizione e poi facciamo un campione. Il campione poi viene lavato. Dice, ma poi una signora mi ha chiesto, dice, ma se uno non fa il maglione non c'è usura del maglione, non è un'ottima recensione. No, perché? Perché comunque uno dà le prime impressioni, si fa il maglione. È ovvio che poi col tempo lavandolo è ovvio che poi si vede come reagisce il filato, non si può sapere subito, questo è normale perché se a me ecco arriva un filato nuovo, devo prima fare il maglione, fare l'usura del maglione, c'è
usarlo e lavarlo, e quando lo facciamo il tutorial fra 20 anni, questo è il discorso. Poi ci sono filati che sono anche stagionali, cioè noi abbiamo filati che sono stagionali, abbiamo in inverno un tipo di filato che poi può essere che non lo troviamo più l'anno dopo. Per cui, insomma, uno dà delle indicazioni e delle impressioni, però già sappiamo con l'esperienza, diciamo, lavando poi il campione, come reagisce il filato. Per cui anche su questo andate tranquille. Io vi dico poi tutte le risposte, insomma, le domande che mi avete fatto. Poi i prossimi mi avete chiesto, ah, decidi prima di, cioè decidi prima il progetto e poi il filato o viceversa. Non ho una regola, assolutamente. A volte decido un progetto, scelgo un filato e poi faccio il campione e decido su un altro filato, per cui non c'è una regola. Difficilmente ci azzecco con il filato quando decido un progetto. Direi prima il filato, sì, sicuramente prima il filato io, che poi mi viene poi diciamo, l'idea. Poi un'altra cosa mi avete chiesto quanto riguarda diciamo, il punto, la simulazione del punto brioche. Allora, sì, ci saranno nuovi tutorial, scusate del ritardo, ma per realizzare, come già vi ho detto l'altra volta, un tutorial per quanto riguarda questo punto, ci vuole a parte la velocità, eccetera, ma ci vuole sicuramente più tempo, no? Se io riesco a realizzare questo, l'ho realizzato in 2 giorni, con quello ce ne voglio minimo 6, se non 8. Per cui è molto più lungo lavorarlo, però ci saranno sì anche i tutorial di questo punto che mi avete proprio fatto tantissime richieste, tante tante. Promesso che ci saranno altri tutorial, sicuro. Poi, allora, altre cose mi avete chiesto, però vi voglio far vedere prima il progetto che andrà venerdì, come è caduto l'uncinetto, che va. Così facciamo anche un po' di anteprime. Il mercoledì, allora, vado ad usare il gomitolone, questo è il color malva, il pop, veramente è bellissimo, mi piace tanto, penso che il colore sì, è identico, eccolo qua, è veramente bellissimo, bello bello. E sto creando, eccolo qui in anteprima proprio, ho iniziato poco fa. E, è molto bello, voglio realizzare uno scialle, ma sicuramente piccolino, che possiamo usarlo sia come useremo un Bactus, ma non lo è dalle misure assolutamente no, oppure possiamo usarlo come si usa uno scialle normale, insomma. È veramente molto carino, ve lo faccio vedere di nuovo. Questo venerdì. Poi ho cambiato perché mi avete anche chiesto per quanto riguarda bambini, creare giacchini per bambini. Sì. Anche questo ho iniziato, vi faccio vedere l'anteprima, però non so quando lo pubblicherò perché devo ancora finire da fare il progetto. L'ho fatto, ma ecco, vi faccio vedere che ho iniziato, vedete, proprio un top down, sarà color panna e rosa. Questo non lo so perché ho altri progetti, sono piena, inizio i progetti poi li fermo un attimino, ma comunque, insomma, riesco poi a finire tutto, però quando non ho tempo di poter registrare, allora vado avanti con l'altro progetto, poi registro e finisco l'altro progetto, insomma, è tutta, diciamo, una corsa, perché quando si realizzano 2 progetti settimanali, comunque devi avere abbastanza le idee chiare, perché poi gli intoppi ci sono, Sicuro, sicuro che gli intoppi ci sono e alle volte sono delle corse per riuscire a pubblicare. Non va sempre tutto liscio, no, perché poi ci sono anche gli imprevisti, insomma, familiari, e è ovvio che alle volte non si ha proprio tutto il tempo, no? Ok, poi scusami, ma non ricordo i nomi, la prossima volta mi appunto i nomi delle domande che mi avete fatto, ma alcune sono private, per cui non so se posso, ma quelle pubbliche, insomma, posso sicuramente mettere i vostri nomi se ho il consenso. Allora, questo è il Gilli, una signora mi ha chiesto, Luana, quando lo fai il tutorial? Ha ragione, devo farlo assolutamente, ho iniziato, ho già fatto il campione. Ma sicuramente non lo farò molto lavorato perché ho già provato con il filato e troppo lavorato si capisce proprio il punto, perché è un filato che è talmente bello che va poi a restringere. Non so se si vede, che già avevo fatto vedere,
Vediamo, vedete? Una volta è fino, poi si mette a fuoco. No, un po' mette a fuoco. Vabbè. Allora, è fino e poi è più spesso. Vedete? Se riesco a farvelo vedere, niente proprio. Ecco qui. È più spesso, per cui diciamo che la lavorazione, se scelgo un punto un po' non complicato, ma di fantasia, non risulta molto, non, cioè non si vede bene il filato, per cui sarà un progetto più semplice. Allora ho pensato più di concentrarmi sulla costruzione diversa, fare una costruzione diversa, ma diciamo punti semplici, proprio per la bellezza del filato. E mi è stato chiesto di fare un cardigan di nuovo, ma io avevo in mente di fare un maglioncino con una scollatura di. Vabbè, io ho due idee, però vediamo. Inizio e vediamo come vado a finire. Allora, sono anche molto contenta che vi è piaciuta tantissimo sia la chiusura, tolgo i capelli, sempre i capelli, e sia il fatto che sia molto, molto colorato, mettere il colore. Già questo è un colore abbastanza forte, il fucsia, però sinceramente sembra che con questi colori spenge anche leggermente il fucsia. Io adoro i colori, adoro, anche se poi sotto sempre vestita di nero, sempre, però adoro i colori, mi piacciono tantissimo. Allora, questi sono i progetti. Per quanto riguarda i cappelli, ho detto che ho concluso con questo, che basta, insomma, cappelli ne abbiamo fatti già tanti, poi da marzo, insomma, si cambierà un po'. E poi di nuovo le borse, e se mi dite anche cosa volete di borsa, cosa vi piace di più, con i manici, col fondo, oppure voi mi dite, insomma, cerchiamo di realizzare una borsa particolare. Anche la borsa Star è piaciuta tantissimo perché ha lo scaldacollo, il cappello, è veramente piaciuta tanto. Vi metto tutti i link sotto, sia del giacchino, del tutorial, sia della chiusura, del fermaglio, e vi metto poi i link anche dei filati, così andate sotto al mio video e avete tutto. Allora, altri argomenti che andiamo ad affrontare il mercoledì, possiamo anche parlare di tecnica, anche di libri, anche se io i libri non riesco a farveli vedere perché io li acquisto in PDF, ecco, perché poi faccio le traduzioni e mi è più comodo, ma alcuni libri ce l'ho cartacei, altri invece in PDF. Possiamo parlare anche di tecnica. Queste sono state le domande in cui mi avete chiesto di più: i campioni, l'incubo di tutti i campioni, però senza campione non si riesce veramente a lavorare, ma anche a fare la misura, anche se quando si fa un tutorial si dà sempre l'indicazione, ma non la precisione, perché poi ognuno di noi ha se ce lo vogliamo fare proprio a nostra misura, è ovvio che voi dovete prendere le vostre misure, normale, però possiamo casomai approfondire di più per quanto riguarda le taglie. E altre cose che vi volevo dire, basta, sono queste comunque le domande che mi avete più richiesto, e anche dei tutorial, insomma, futuri, e quando iniziamo con il cotone. Tutte, ma quando si inizia col cotone? Siamo tutte pronte a cambiare, ancora fa freddo, diciamo fino a febbraio, alla fine di febbraio continuiamo con i tutorial e con i giacchini, perché vedo che i maglioni non è che me li richiedete molto, ma giacchini, i cardigan, quelli tanti. Però per questo, se facciamo un cardigan con questo filato, è molto leggero, non risulta pesante. Se invece ne vogliamo fare con il bag, che è un acrilico, questo insomma già riveste più, è più pesante se lo vogliamo utilizzare al posto di un cappottino a marzo. Io sono freddolosa e comunque porto il piumoncino fino a maggio, io proprio mi copro fino a qui, cioè, ho sempre freddo. Per cui vediamo, voi chiedetemi le cose e io le faccio, ecco. Va bene, io ho chiacchierato anche troppo, però ci vuole. E la prossima volta vorrei fare una live, perché mi piace il fatto di interagire con voi, ma devo sistemare un pochino le cose, perché con la video, diciamo, con il telefono, lo faccio con il telefono, e la scorsa volta mi staccava molto. Possiamo fare una prova di nuovo, vediamo come va.
Perché comunque la mia, diciamo, internet va benissimo, la fibra ottica, per cui va bene, non so perché staccava quella volta, però ci possiamo riprovare. E poi, insomma, devo informarmi per l'attrezzatura e per le live, per fare una live, insomma, un pochino più serena e tranquilla. Allora, vi ho detto i progetti con i futuri e poi, insomma, da marzo si inizia comunque la nuova stagione. Allora, siamo tutte pronte, tutte cariche, io ho tantissimo, ho tanta voglia di fare e voi mi date una carica incredibile. Allora, un bacione a tutte, ci vediamo venerdì, con questo terminato che vi ho fatto con l'anteprima, e lunedì sempre alle 9 puntualissima, come avete visto sono super puntuale. E poi mercoledì vediamo se sì, realizzare una live. Ah, poi mi è stato. Elena mi ha chiesto più volte, dice, ma una live su Instagram, che molte mi dicono che non mi trovate su Instagram, è Dolci Riflessi tutto attaccato. Ecco, Dolci Riflessi tutto attaccato. Possiamo poi realizzare, insomma, fare una. Voglio realizzare tutto io, è tutto l'uncinetto. E vogliamo, insomma, fare una live su Instagram. Certo, possiamo insomma farlo tranquillamente. Quello con il telefono dovrebbe essere insomma più tranquillo credo che su Instagram. Va bene, vi saluto adesso, ci vediamo venerdì per il tutorial e i prossimi mercoledì. Chiacchiericcio. Sì, voi scrivetemi, poi vi lascio sia su Instagram che sulle storie, insomma se volete lasciarmi le domande che volete, insomma anche le curiosità. Un bacione ai prossimi tutorial, venerdì alle 9.